Parlando di Legionella, non si può non aver ben presenti che ormai è un problema o un aspetto che tocca la quotidianità. Di questo ce ne rendono sempre più partecipi i media, dai giornali, non solo alle riviste specializzate. È una problematica o un aspetto della quotidianità che con la nostra azienda abbiamo affrontato già da 15 anni. Siamo stati in quest'ambito anche i pionieri, devo dire, a livello italiano, dove all'inizio avevamo un'attività rivolta principalmente alla parte ospedaliera, perché sembrava che il problema fosse solo di altri e degli esperti della sanità o di chi si deve prendere cura della nostra salute. Strada facendo ci accorgiamo che questo è un problema molto, ma molto diffuso, che tocca tutti, tocca qualsiasi sacca o ristagno di acqua e soprattutto quando all'interno gli impianti idrici più o meno grandi quest'acqua viene riscaldata o per motivi più disparati non è sempre scorrente o in movimento. Questo è un problema normato dove anche dal punto di vista governativo recentemente sono state aggiornate delle linee guida che erano ferme dal 2002 e questo ha posto a maggior ragione attenzione non solo sulla parte nosocomiale, ma su tutto l'ex ospedaliero o meglio comunitario. E questo va dalle grandi strutture, pubblico-private che siano, alle piccole e medie strutture ricettive, all'ambulatorio, alla piccola palestra che va sotto casa. Perché dal punto di vista normativo ci sono delle leggi e degli obblighi che agiscono in modo trasversale e coinvolgono. Questo veramente è un aspetto che deve essere affrontato per quanto ci riguarda dai professionisti del settore, ma un aspetto sul quale è stata allertata l'attenzione alla prevenzione da parte.